qui oggi davanti di voi per parlare un po' in italiano perché ho ricevuto una domanda di come ho imparato l'italiano. Ma non è vero che ho imparato l'italiano, sto imparando l'italiano. Questo è importante perché non lo parlo correntemente come ho voluto e quest'estate. Posso parlare abbastanza bene per comunicare, questo è bene, sono felice, mi piace molto studiare, leggere, leggio molto, ascolto molto, provo di parlare quando posso, ma non incontro molti italiani. Bene, ma la domanda, come imparare una lingua straniera? Il segreto è di tenere voglia e motivazione. Questo è tutto, la voglia e la motivazione. Non importa corsi accademici o no corsi accademici, autodidattica o no, mi piace mi piace tutto che posso ascoltare. Molta gente, io so, non le pi gli piace, piace assimil, no, assimila e pinsler, ma io sì, perché mi piace camminare ogni giorno un po' a corsi, perché sono studente, o con il cane, e ascolto, questo mi aiuta molto. Ma bene, non è importante, io conosco persone che hanno imparato con corsi accademici, senza corsi accademici, con Assimil, con Teach Yourself, con Link, con senza tutte queste cose, solo con viaggiare. I metodi non sono importanti, quello che è importante è che cominci oggi e che facci un po' ogni giorno, questo è importante. Sono sicuro che ho molti errori in questo video, ma gli errori non sono importanti. Lo importante è di comunicare, parlare, usare le lingue ogni giorno. Con questo ho incontrato persone di tutti i paesi che parlano le lingue che io parlo. Questo è perché ho tanta passione per le lingue, perché mi piace molto incontrare la gente, viaggiare. Spero che anche tu vada a cominciare oggi o domani. Compri qualcosa, per favore, iniziare a studiare l'italiano. Mi dici che ti piace l'italiano. Allora, è un idioma, una lingua bellissima e fantastico. Anche voglio dire che vado a muovermi a New York domani e spero che posso incontrare più di italiani, perché adesso non parlo stesso con l'italiano. Qualche volta sì, ma per praticare super bene. Necessiti praticare con la gente, parlare. Non, sì, studiare è benissimo, mi piace molto studiare, posso parlare così solo perché ho leggiato con Link, per esempio, Pinocchio di Collodi. Ma adesso ho bisogno di praticare parlare perché tuttavia è sempre difficile per me, come ascolti. Qualche volta uso parole spagnole piuttosto che italiane, questo è malissimo, non voglio fare questo. Solo qualche volta, ma è perché il mio italiano non è molto bene. Va bene, a New York spero che posso praticare tutte le mie lingue e voglio fare il video di quale parte della città si parla. Russo, italiano, cino, spagnolo, che tutte le parti credo. E questo è
molto interessante per me e voglio fare nei 4 anni che vado a vivere allá, le video così. Ebbene, grazie per ascoltarmi. Mi dispiace per gli errori perché non lo parlo perfettamente, non parlo moltissimo bene l'italiano, ma questo è tutto. Ciao a tutti.